Mister Giuseppe Scienza, a margine dell'amichevole contro la Juventus Primavera, mister, aveva chiesto una risposta dopo il test contro l'Under 23. Come giudica la prova di oggi dei suoi ragazzi? Ma diciamo che abbiamo commesso qualche errorino molto risolvibile sui gol subiti, sono errori, leggerezze che vanno comunque sistemate, ma sono cose correggibili. Non eravamo molto freschi neanche oggi, perché stiamo caricando molto in funzione della Coppa Italia, ma soprattutto del campionato, quindi avevamo la gamba ancora piuttosto piena, ma abbiamo provato a sviluppare delle buone manovre. Diciamo che non abbiamo mai concesso niente, salvo i due gol che sono stati veramente due gol da mai dire gol, diciamo così, ma che possono capitare, pazienza. Dobbiamo migliorare un po' sull'aspetto agonistico, perché ripeto, non dobbiamo abbassare il livello di agonismo, di cattiveria, perché senza di quello a Provercelli, ma qualsiasi squadra, non solo in Serie C ma dappertutto, non potrebbe fare niente. Sta mancando un po' quello, chiedo quindi un po' più di attenzione alla squadra, perché dobbiamo partire subito bene e non ad handicap, e per partire bene ci vuole una mentalità un po' più cattiva, cosa che la Provercelli ha sempre avuto e non vedo perché non debba averla anche quest'anno. In settimana è stata anche la volta dei sorteggi dei calendari e anche del turno di Coppa Italia, che quale si affronterà poi la Pergolettese. Come giudica il sorteggio anche del calendario, che vede la Provercelli impegnata già in partenza, in un più avanti poi nel suo percorso, in una doppia sfida molto difficile con Triestina e Padova? Come vede la deviazione? No, ma io il sorteggio, una vale l'altra, non trovo difficoltà particolari nel sorteggio. Io penso sempre a quello che sei tu, a come ti presenti tu. È lampante che come ci stiamo presentando non basta, perché contro l'Inter e Napoli abbiamo fatto due partite importanti, ma erano due partite con avversari superiori e quello che arrivava andava bene. Due avversari alla portata, abbiamo fatto fatica, vuol dire che mentalmente non siamo ancora preparati a quello che sarà il campionato. Quindi, il sorteggio va benissimo, l'importante è che noi diamo un click giusto alla nostra stagione, perché in settimana lavoriamo veramente molto molto forte, molto bene. In partita sviluppiamo un po' meno le idee che abbiamo in allenamento, quindi è una questione di trovare un po' di sicurezza, di fiducia che c'è in questi giocatori, la totale fiducia, la totale stima. È un momento un po' di appannamento, ma lo supereremo lavorando e, ripeto, ognuno di noi facendosi un esame interiore e prepararsi all'inizio della stagione in maniera diversa.